Un documento per il futuro, siglata ieri l'ipotesi di accordo tra sindacati e proprietà per la continuità produttiva dello stabilimento Ilva Standard di Trichiana. Il contenuto, confermato dopo 60 ore di trattativa, delinea alcuni capisaldi che saranno illustrati ai lavoratori martedì. Il contesto non è semplice. Lo stabilimento di Trichiana, producendo sanitari, è inserito in un contesto non semplice di mercato ed è soggetto a un fortissimo livello di competizione sui costi, visto che tutta la produzione mondiale si è spostata in questi anni verso paesi a basso costo del lavoro. Di fronte a questo occorre attrezzarsi. La scommessa che abbiamo cominciato a giocare alcuni anni fa attraverso la spinta sugli investimenti e tutta una serie di impianti automatizzati è quella di arrivare a produrre sanitari di qualità a un prezzo che sia competitivo sul mercato. Ecco, l'ipotesi di accordo che abbiamo messo giù ieri e le tante cose che i lavoratori con tanto impegno stanno facendo in fabbrica va in questa direzione. Gli investimenti che sono stati fatti aiutano ma non bastano. L'azienda sta chiedendo ulteriori sacrifici che noi stiamo cercando di in qualche maniera controbilanciare o costruire comunque le condizioni perché siano gestibili in fabbrica. A settembre partirà comunque la cassa integrazione straordinaria. Sì, ma i lavoratori lo sanno che si sta ragionando di cassa, sanno che per raggiungere determinati livelli di produttività bisogna fare alcune operazioni, tra l'altro anche dei recuperi, che presuppongono un problema sul piano occupazionale. Abbiamo provato a mettere giù tutta una serie di strumenti per gestirli e non subirli, anche questo nell'ipotesi c'è, quindi la cassa è appunto uno strumento per gestire la situazione, mentre troviamo le soluzioni che ci consentano di arrivare a costi di produzione migliori di quelli attuali.